E beh, a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tutti ritornati qua sulla Pixelmon e oggi però andremo a trattare un argomento un po' particolare. Poiché, come potete vedere, c'è il mio team ufficiale, tranquilli, non andiamo a fare nessuna lotta con qualche partecipante magari. Perché oggi otterremo un nuovo leggendario, anche se non l'ho effettivamente catturato io, e la persona che ce lo darà è Super. Infatti ci dobbiamo incontrare con lui e Rex alla base del team di Otavo. Magari facciamo anche qualche rivincita nel mentre, non saprei. Bello, tra l'altro qua è notte, anche se non credo. Quindi, senza ulteriori indugi, io andrei a prendere Erdeoxys. A più tardi. Oddio, il viaggio è come al solito un bel po' faticoso. Nel mentre vedo un nome, quindi è arrivato Super. Sarà Rex che è in ritardo. Salve, signor Super. Come sta? Buongiorno Buongiorno, buon venire, buon venga. anche a lei. Il domatore di pollo se n'è andato via? Vabbè, ci vediamo tra un po'. Penso che sia in ritardo. Sa, di solito lui presta tante cure al suo grosso e poderoso Sceptile, come dice lui. Comunque, vede che è cresciuto Rosita. Guardi, Rosita, la Rosita è. mascotte del team, guardatela quanto è fiera. Comunque, signor Super, senza perderci troppo in chiacchiere, vedo che ha messo le cose che servono per effettuare uno scambio. Quanto Sì, pare. se vuole ho anche un Volcanion da poterle dare, cioè se proprio ci tiene. Ah, un Volcanion non mi servirebbe più tanto. Per il meme io ti darò. Che ti posso dare? Questi due sono gli stessi Pokémon, quindi. Ma. Vai, Super, oggi facciamo carità. Vai, dammi sto Deoxys. Io ovviamente ti do un bello shiny. Il fatto è che mi pare di aver già questo shiny, Ma forse, lì. Ma. però nel dubbio. Chissà come mai è un PS da cattura standard alla Super. Se non sbaglio, anche un meteorite nel. Sì, infatti, nell'inventario. Col meteorite che succede? Oh! Beh. È in Fermatemi. grado di cambiare Questo è forma. No, Deoxys forma velocità. Quanto è veloce? io all'inizio mi ero confuso e all'inizio mi ero confuso tra la forma velocità e con l'attacco, sarò sincero. Questo Ok, l'attacco. L'attacco è abbastanza incazzato in realtà. nonostante debuffato in attacco, è vero? Eh già, dove cacchio è finito? Poi Deoxys è attacco speciale. Ah, bello! È finito nelle fiamme ed è morto. Povero Deoxys. E niente. Va bene, il nostro piccolo Deoxys è durato poco, ma non è. Non fa niente, dai. Apprezziamo, Apprezziamo apprezziamo. il piccolo Deoxys. Non è che Rex magari. Allora, è strano che lui venga in ritardo, solitamente. Effettivamente quel ritardo sei costantemente tu. Rex non è mai più di tanto in ritardo. In realtà sei più in ritardo tu, solitamente, ma dettagli. Non è vero. Comunque non mi hai ancora chiamato col mio vero nome. Ah, quindi Forza. già sanno i telespettatori da casa? Ovviamente. Forza. Ce la puoi fare. Di quella parola. Ce la puoi fare. Dall'alto del nero e grigio ce la puoi fare, il bianco e nero in realtà, ma lo devi. Perfetto. Andare nelle fiamme purificatori. Già che ci siamo, vieni qua che ti batto al volo. No, dai, non è il momento. Mentre lo tu calmati un attimo. Allora, venendo alle cose importanti, Super, tu hai qualche idea di dove potrebbe essere Rex? Guardi, l'unica cosa che mi può venire in mente è che se non è presente qua, non è che magari avrà lasciato un biglietto, cioè è strano che lui non avverte. Non lo Sì. so. Non lo so, tipo, a casa sua non c'era niente, ero passato ma nessuno rispondeva. Non è che avrà lasciato un biglietto qua? No, Qua ok, dentro? no. No, qua non sta niente. Potrebbe potenzialmente magari ha lasciato qualcosa nella sua camera. Qua nei sotterranei, ovviamente, dove stanno le nostre camere. Penso di sì. Andiamo a vedere Penso un di sì. momento.
perché alla fine non penso che l'abbia lasciata nella stanza di qualcuno di noi due. Penso che logicamente lo abbia potuto lasciare lì in camera sua, perché nel caso questo è il secondo posto dove lo possiamo andare a cercare, nel caso. Vabbè, quello è ancora... Ah, un libro, aspetta. Abbiamo un libro appena. Rex, questo è quello vecchio. È il primo libro. Forse ci stanno prendendo in giro e non è... Non ha il biglietto? Sei nel frigo? Nessuno gelato. Mette i biglietti nel frigo. Sì, ma il gelato a vanilla, fammelo rubare un attimo. Vai via, napoletano. Poi c'è la Monsucco, non mi ricordo come si chiama quella, e delle baccarance. E dopo c'è l'hamburger. C'è giusto una cassa, anche se non è molto corretto rubare a Rex. E c'è un libro a penna. Bene, la regola morale se ne va via. Leggiamo un attimo questo libro. Questo dovrebbe essere un altro, o può essere un altro del team, diciamo. Penso di sì. Vediamo un attimo. Carissimi alleati del team Neotau, il nostro amico Rex è stato colpito da una sciagura. Se non lo ritrovate al più presto, non sono certo che lo potrete rincontrare. Vi lascio questo indizio per aiutarvi. Buona fortuna. Recatevi dove tutto iniziò, oramai tanto tempo addietro. Lì troverete la verità. Ok. Aggiungerei che non è firmato. Non è firmato. Vabbè, ma per... Allora, se non sono io, se non sei tu, se non è Rex, perché l'indizio è per Rex, chi altro era a conoscenza di questo posto, a parte i nostri iscritti? L'unico è per forza lui, la giovenne. La giovenne, sì. Anche perché poi il modo in cui parla, penso, sì, è lui. Cioè, per me dobbiamo esserci ma abituati a... bene al sì. Però, dobbiamo un attimo, riprendiamo un attimo... questo messaggio che ci ha lasciato il saggenne, presumo sia ormai. L'indizio che ci ha dato è: recatevi dove tutto iniziò oramai tanto tempo addietro, lì troverete la verità. Allora, il punto dove tutto è iniziato, magari, che ne so, la volta... quello iniziale. Ma il villaggio. Se permetti, mi sembrerebbe troppo scontato. Non è magari la volta in cui ci siamo incontrati tutti e tre? La volta in cui ci siamo incontrati tutti e tre, non in altre dimensioni. Non che sia tanto tempo addietro. No, no, dicevo io te Rex. A casa sua? No, ma non penso, alla fine era una baracca vicino a casa mia. Cioè penso che avrei notato se c'erano dei cambiamenti. Che se poi ci fosse sa, magari ci saprei dire sinceramente. Potrebbe anche essere... Potrebbe essere in realtà che la Pokéball dell'inizio magari è riapparso il portale che ci portò in questa dimensione con i Pokémon. Vorrei dire che quel posto era un po' misterioso, perché tra il portale, tra la casa per... quella casa verde per Kubfu, che alla fine non c'è... cioè, non è mai scomparsa. Allora, cioè... dobbiamo un attimo riorganizzare l'idea. Torniamo un attimo sopra, va? Allora, Subar. Abbiamo ricevuto... facciamo un riassuntino. Sono entrato, mi è scambiato il Deoxys, abbiamo cazzeggiato un po' e abbiamo scoperto che a quanto pare Rex è scomparso. Non ho capito, o almeno non so se l'hai capito tu, non saprei, magari te l'hai capito, se è stato colpito lui da una sciagura non voluta o invece se ne sia andato scomparso perché si chiama troppo convinto. Va bene, ok, lo smetto. Penso che Rex si sarebbe di più incazzato, avrebbe rotto tutto, però da qui a fuggire no. Effettivamente fuggire non è proprio nel suo stile. Avrebbe dato fuoco a casa, però no. Probabile. E abbiamo anche il suo biglietto qui, che non è in realtà di Rex, questo è più del stagione, non è di Rex. Magarissimi alleati del team Neotau. Noi siamo alleati praticamente solo al stagione, che è colui che ci ha costruito tutta questa struttura, quindi ok. Sì, non penso che sia stata Rosita a scrivere. Beh, la vedo un po' dura che sia uscita da lì e abbia scritto. Comunque l'indizio dice: recatevi dove tutto è benissimo. Allora, l'ho già detto prima, secondo me potrebbe essere ricomparso quel portale strano che ha inghiottito Rex magari all'inizio. Alla Pokéball iniziale. Altro tu hai detto... Allora, io ho detto la Pokéball iniziale sin da subito. Tu hai detto la casa di Rex, quella vecchia, la baracca.
Sono due ipotesi probabili, perché oddio, anche se il libro dice a lungo tempo addietro la vostra avventura iniziò, non dice quando vi incontraste, quindi è più probabile proprio l'inizio dell'avventura, ovvero quindi la Pokéball iniziale, l'episodio 1. Niente, sì. Che poi, Super, non ci siamo mai fermati un attimo a parlare più di tanto del saggio N. L'abbiamo sempre... diciamo, parlato di Striscio. Sì, abbiamo quasi evitato l'argomento del saggio N. Non ci siamo mai interessati più di tanto, non so per se l'abbiamo fatto apposta o meno. Però, ragazzi, il fatto è che è anche una gran stronzata, perché mi ricordo che palesemente sei stato tu a portare me e il ormai defunto Charizard in questo mondo. Chissà che fine ha fatto Charizard effettivamente. Che poi ora che ci penso, dovremmo iniziare, prima di andare alla Pokéball iniziale, per adesso è successo qualcosa, dovremmo iniziare a farci due domande. Quando io approdai nella tua dimensione, io stavo facendo una vanilla. Come te, ho trovato questo edificio un po' particolare. Questo edificio particolare, come si è visto anche dal trailer effettivo, questo edificio particolare conteneva un portale insolito, non come gli altri. Era proprio un portale a forma di Pokéball con... sembra... non so come si dice, il velluto dell'End, tipo? Sì, ho capito che cosa parli. Parli dei pezzi del portale dell'End, del Void. Sì, pezzi del portale dell'End. Arrivato lì, sono stato qualche giorno prima di parlarti, per vedere un attimo cosa stessi facendo. E dopo mi sono presentato. Dopodiché siamo andati anche da Charizard. Anch'esso aveva iniziato una vaniglia. Una vaniglia. Insomma, una vanilla. Diciamo che Charizard tanto se l'avevamo visto. Lo stesso Gabri anche. Effettivamente era... è mancato. Dopo la prima volta che ci siamo incontrati davanti alla prima palestra, non l'ho più visto a Gabri. E anche Charizard. Charizard che dopo che aveva allenato un po' i Pokémon, neanche lui ho più rivisto. E non abbiamo mai avuto effettive notizie loro. Il fatto è che ci sono state tante persone di cui non abbiamo mai avuto notizie. Io penso che è da un po' che non sento Best, eppure l'ho invitato a vivere con me. È una cosa strana. Addirittura Best. Qua la situazione non va. No, Rex non se n'è certamente andato per colpa mia. Probabilmente l'ha veramente colpito una sciagura. La cosa che mi fa pensare una cosa. Ci rendiamo conto che per effettivamente non abbiamo mai visto il saggio N di persona. È vero. Cioè, oltre a me... no, adesso capiamoci. Non l'hai visto tu nel tuo mondo. Non l'ho visto io nel mio. Non l'abbiamo visto da Charizard. Neanche in questo mondo, che sarebbe in pratica dove dovevamo incontrarlo. Io non l'ho mai visto. E capiamoci, è una gran cosa. Visto che vorrei farti notare che Questo starter ce lo siamo ritrovati ognuno. Cioè, sto coso, qualcuno ce lo deve aver messo nelle tasche. Non è che sono entrati da soli nelle nostre tasche. Cioè, non è che ci hanno passato le Pokéball e ci sono entrate da sole in tasca. Qualcuno deve averceli assegnati. Mi sto ponendo tante domande al momento. Anche perché la prima volta che incontrai in realtà, che ricevetti notizie del saggio N, quindi prima di entrare nel tuo mondo, era che lui a quanto pare era un avventuriero defunto. Però così non è stato. Sai che dopo tutto questo tempo sta iniziando a puzzarmi il saggio N? Quindi sostieni che lui abbia... si sia messo le gambe davanti da solo, si sia... insomma, si sia ostacolato da solo dicendo le bugie sbagliate. Effettivamente questo reggerebbe, perché se mi dici che prima si era firmato come una specie di fantasma e poi è diventato una... diciamo una parte attiva della nostra avventura, è molto strano. Oddio, se fosse un fantasma non mi sorprenderei di come lui abbia costruito tutto ciò, del come non lo guardiamo mai in faccia. Perché effettivamente se fosse morto sarebbe una spiegazione questa. Ma soprattutto, una cosa a cui non abbiamo mai pensato. Ci hai mai pensato al fatto che il saggio N potrebbe non essere un umano? Ora, cioè, siamo in un mondo bizzarro, ok, lo ammetto stesso io, però...
da qui al massimo ti posso dire un robot. I Pokémon solitamente, cioè, capiamoci, quale Pokémon avrebbe come obiettivo? Ok, ne conosco tanti. Giratina vuole distruggere le cose. Kyurem è un Pokémon molto aggressivo, no, ma da qui a ideare strutture, costruire team, tipo fare raggiri, dire bugie, di manipolare le dimensioni, qua mi sa che siamo sopravvalutati. Magari il Sogen potrebbe essere il leggendario Archias, però ciò non tornerebbe col fatto che il saggio N, presumo che il suo nome inizi con N. Non so, al momento non possiamo metterci neanche a fare più di tanto congetture su se il saggio N sia un Pokémon o, non so, un umano come noi. Poi un umano come noi, a me sembra che tu sia un po' diviso a metà. Io penso che tu sei un po' troppo cosplay per i miei gusti. Abbassi l'arma molto lentamente. Una cosa, io abbasso l'arma quando tu abbassi l'arma. Abbassalo. Abbassa il ferro. Abbassa su. Perfetto. Quindi non saprei al momento. Ma poi che ne posso sapere? Io so solamente che tu mi sei venuto da me. Che ne posso sapere? Magari sei tu il saggio N. E ti stai firmando in tutti in questi modi. Ebbene sì, sono io il saggio N. Vieni qua. Ovviamente non sono io. Che cosa ti viene in mente? Ah, ok. Ero già pronto col ferro. Il tuo leader. Ero già pronto col ferro. E vabbè, a questo punto... non saprei che dire. Ecco, una questione che adesso voglio chiederti. Io ultimamente stavo frugando tra le mie casse, però ho notato che c'erano delle mancanze. E non mancanze di cose poco importanti, mancanze gravi. Devo dire che anch'io ho notato che c'era qualcosa che non andava nelle mie chest. Forse sarebbe meglio, prima di andare alla Pokéball dell'inizio, passare da casa e mettere qualcosa nell'Ender Chest. Sì, anche perché poi ti ricordo che adesso chiariamoci, il stagione, certi materiali, tipo per le armature nostre e cose così, le ha presi da casa mia, ti ricordo. Quindi se il stagione ha le mani lunghe, qua io non mi faccio rapinare, va bene tutto, ti ringrazio per i Pokémon. Guarda, l'avventura, però... rapinare farebbe un po' ridere. Beh, comunque non c'è molto da fare al momento. Sì, è il momento, quindi... di andare a cercare Rex. Vieni con me. Super. È arrivato il momento di andare a prendere il nostro compagno sperduto. Utilizziamo il Pokémon degli ideali della verità. E anche per il team. Andiamo. Vamos. È qua. Verso casa tua. Ora. Ah, Dio mio. Come siamo usciti dal Nether, Super? Penso che abbiamo fatto autoscontro con i Pokémon e la potenza abbia creato uno scorcio tra il Nether e il mondo normale. Possibile che Zekrom e Reshiram abbiano quindi creato una specie di portale temporaneo. Sì, facendo pesce e pesci in aria. Insomma. E quindi il tuo Reshiram dove è finito? L'ho rimesso nella Pokéball in questo momento, perché... Sì, perché è rimasto un attimino... Diciamo, si è messo a fare la pennichella. Capisco, il problema è che ora dovremmo tornare a casa mia a piedi con i Pokémon. Okay. Ma dove ci troviamo? Reshiram... È davanti a casa mia, non so se l'hai notata. È vero, è davanti a casa tua. E vedo gli scalini, ti conosco qui. Bene, allora, se uno di questi secondi evita di interrompermi, possiamo rimetterci in marcia per andare verso casa mia. Sì. Siamo a casa mia, dovrebbe stare tanto da questa parte. Non sono troppo lontane. Là c'è la signora che ti allunga i Pokémon, la casa delle Pokéball. Sì, che poi effettivamente... Poi la Pokéball dell'inizio, effettivamente. Effettivamente, anche io qua, già da qua vedo la Pokéball dell'inizio, però... Non ti sei mai chiesto una cosa? Grazie. Come mai la signora per i Pokémon e il signore per le Pokéball sono appariti in questo momento? Cioè... Effettivamente, va bene che possiamo dire magari per una questione di business hanno aperto le loro attività più tardi. Sì, ma avremmo notato almeno qualche piccolo schema, qualche scheletro iniziale, non completo dell'edificio. Sì, cioè che mi sveglio un giorno, cioè
Va bene che io passo le nottate a morire al computer editando i video, però Super, penso che mi accorgo se ogni tanto. Come faresti tu senza di me? Ah, questo lo è. Liler? Ah, Liler lo prenderei per il povero Deoxys. Fammelo prendere un momento. Eccolo qua, bullo di Ender. Oh, sì. Pokémon. Li ha profittati. Addio, Deoxys. Che poi dovremmo mettere nel box corretto. Il box corretto è quello di quarta. Quindi vai automaticamente. No, di terza, volevo dire, quindi vai qua. Perfetto. E poi io c'ho il box a parte solamente per i leggendari, ma dettagli. La Ender, cioè super. Ti consiglio anche a te un attimo di sistemartela. Perché sistematela essere... prima. Potrebbe tu, essere il punto di non ritorno. Allora, signore, la scelta è stata un po' difficile. E ho optato per tenere qui ovviamente le Park Ball e le Master Ball, qualche orb, cose per evocare i leggendari, l'End Lunarizer, l'Orb di Groudon. Potrebbe, è meglio che la lascio qui, anzi, non potrebbe essere utile, è meglio che la lascio qui. Tuttavia, non saprei, dovrebbe andare bene questa chest. Tu che dici, Super? Io dico che, vabbè, penso che abbia, che hai sistemato abbastanza bene, potremmo magari iniziare ad andare adesso. Oltre al fatto che mi hai scasciato tutto. A parte questo, direi che possiamo salire e iniziare ad incamminarci. Vabbè, il furret selvaggio che mi agra, vabbè. Super, non corriamo, perché secondo me questo sarà... Senti che tolgo gli stivali da corsa. Sarà un punto molto importante, secondo me. Andiamo lentamente. Non quindi... sappiamo cosa ci aspetterà oltre questa mini scalata. Ma noi siamo forti, noi possiamo tutto. E che dire? Verità, stiamo arrivando.